Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi voglio un pochettino parlarvi di alcuni rumors che ci sono in giro per il web. Soprattutto nelle ultime ore si stanno un po' infiammando le notizie su uno dei capolavori o dei titoli più attesi, ovviamente per il panorama videoludico, si spera, di quest'anno. Parlo ovviamente di GTA 6, il titolo di Rockstar Games che tanti, quasi tutti, stanno con trepidazione attendendo e che sicuramente arriverà sulle console di nuova generazione. Già qualche giorno fa è stata scoperta in giro un'immagine che parla della nuova PlayStation, la PlayStation 5. Avevo un'immagine che ovviamente adesso non trovo più perché si è persa nei meandri dei video nuovi. La miseria! Abbiamo già immagini enormi di GTA. No, l'immagine che vedete al mio fianco, ragazzi, di PlayStation 5, che ovviamente porterà tanti capolavori e indiscutibilmente il nuovo GTA 6. Le domande che ci facciamo, e la principale è ovviamente: quando uscirà questo bene amato capitolo della saga? Beh, ci sono delle fonti molto interessanti che direbbero l'uscita prevista intorno alla fine di quest'anno, quindi del 2020. Ma la cosa veramente interessante, mentre girano anche immagini sul web che ci lasciano, come dire, un pochettino stupire su chi va là, perché non si sa in realtà se siano vere oppure no, abbiamo però un indizio interessantissimo. Non è altro che un post pubblicato dalla stessa Rockstar che cita la ricerca di un lavoro, cioè la proposta di un lavoro per un videomaker che deve produrre un filmato, un cortometraggio di 60 secondi per un nuovo videogioco che deve catturare l'attenzione della massa. Ovviamente lì si sono accese tutte le lampadine, è scoppiata la community, perché o si parla di Bully 2, un altro titolo tanto atteso per quanto riguarda la casa Rockstar, oppure si tratterebbe della proposta di lavoro per creare il trailer di GTA 6. Un'altra domanda importantissima è: dove è ambientato questo GTA 6? Che cosa si può sapere? Allora, una settimana fa circa è uscito su Reddit un post da parte di uno degli sviluppatori interni di Rockstar Games, post ovviamente cancellato nel giro di un minuto e mezzo, dove il tizio in questione mostrava il regalo di Natale che è stato fatto ai dipendenti di Rockstar da parte dell'azienda stessa. Sembrerebbe che in questo pacco regalo che è stato appunto donato ci siano delle indicazioni dedicate a GTA 6, e la cosa che ha colpito subito è proprio il logo di GTA con sotto due bandiere, una bandiera ecuadoriana o ecuadoregna e una bandiera colombiana. Potrebbe per caso essere un indizio che riguarda l'ambientazione del nuovo capitolo. Abbiamo però anche degli altri rumors da parte degli insider, quindi proprio di quelli che sono a stretto contatto con il team di sviluppo, e qualche giorno fa un utente conosciuto ha dichiarato di aver testato su un prototipo di PS5 una parte di GTA 6 che non comprendeva però la storyline principale e non aveva i personaggi, quindi non li ha saputi dire, ma era possibile giocare alcune missioni secondarie. Quello che dice lui è che conferma che il gioco includerà due diverse città enormi. Si parla di Vice City, un grande ritorno per tutti i fan di GTA Vice City, uscito nei primi anni del 2000, e si parla anche di una nuova inedita città che si chiamerà Carcer City.
Tra l'altro però è successa anche una cosa, sembrerebbe che questa persona sia riuscita ad estrapolare un'immagine della mappa, ovviamente gente controllata ad occhio, e guardate un pochettino, prendetela ragazzi con le pinze. Questa sembrerebbe, che vedete, una possibile mappa di GTA 6. La cosa incredibile che dice questo tester nel suo articolo scritto è che una delle cose più difficili in quello che ha provato è proprio il movimento del personaggio, lo spostamento da un punto A a un punto B, in quanto si sta parlando di un titolo che va ben oltre le aspettative umane, tra virgolette, di pensiero per quanto riguarda un open world come potrebbe essere GTA. Si parla veramente di chilometri e chilometri e chilometri, e se questa mappa risultasse vera possiamo notare innanzitutto non c'è Carcer City, quindi non è menzionata, ma ci sono ben quattro città che conosciamo benissimo. Partendo dal basso a sinistra c'è San Andreas. Se voi avete in mente, per chi ha giocato a San Andreas, quanto è grande la città, beh, guardatela rapportata a questa mappa. What? Mentre se andiamo un pochettino più in alto, esattamente qua c'è San Fierro. San Fierro è un'altra città che, se non ricordo male, era presente quasi certamente nei primi GTA, e potrei dire GTA 3, ma mi sfugge adesso leggermente la storyline. Andando dall'altra parte c'è Liberty City, e mentre guardando in basso a destra si vede nettamente Vice City. Come vedete, tra una città e l'altra c'è il mondo. Tra l'altro quest'utente dichiara che secondo lui, e secondo anche me, non sarà scontato che possano esserci delle location segrete tra il raggiungimento di un punto A ad un punto B. Gioco ovviamente che si ritiene sia anche ricco di missioni secondarie, cose speciali, insomma quello che GTA ci ha abituato a vedere. E un'altra cosa invece interessantissima che ha colpito la mia attenzione è proprio relativa agli inseguimenti della polizia. L'utente dichiara che che Rockstar Games ha dedicato un'ala del suo team di sviluppo per sviluppare l'intelligenza artificiale dei poliziotti in game. Questo vuol dire che non ci si limiterà esclusivamente a inseguimenti frenetici come GTA ci ha abituato a vedere, ma la polizia potrà veramente fare magari delle sessioni, delle mosse tagliando la strada, prendendo percorsi alternativi, che ci risulterà veramente molto molto difficile riuscire ad affrontare. Insomma ragazzi, tutti stiamo aspettando adesso l'uscita, l'arrivo ufficiale del trailer. Io mi auguro che arrivi il prima possibile, perché la voglia e l'hype è veramente veramente tanto. Beh ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato anche questo video news, il primo su GTA. Non ho un outro adeguato, quindi vi saluterò con l'outro di Fortnite. Mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi al canale, un bel pollicione in su. Noi ci vediamo tutti i giorni alle 8 in live su Twitch e dalle 15 ogni giorno GTA. Ciao!